Rise from your grave. Ciao, ciao a tutti amici, se vi steste chiedendo come riuscire a prendere quell'oggetto nell'abisso tra le radici, la nuova zona che è praticamente il grande vuoto che era in Dark Souls 1, ve lo faccio vedere perché nei video che ho fatto non l'avevo ancora esplorato a fondo. Quindi quale migliore occasione per andare a vuoto con tutti gli incantesimi? Ecco fatto. Ce ne so. Adesso sono già dentro la caverna, quella che è la caverna da dove si vede l'oggetto. Esatto, e voilà. Runa dei numi, uccidendo la grande formica, una saetta runica che ben sapete tutti a cosa serve, ci potenzia tantissimo. Se avete attivato le rune, ovviamente, ma credo che le abbiate tutte attivate, no? Cari miei spoileroni. Giocatori pieni di spoilers, no? E quindi, prima volta che entro anch'io qui dentro, quindi non è che sono ok. Conoscenza di quello che mi aspetta, però sono riuscito a ricaricarmi due belle. Ok, tre sono sufficienti. Wow! Tutte rune dei numi, eh? Ah, vedi, ad ognuna che colpisco scendono le formiche di guardia, praticamente. Speriamo ci arrivi da qui. Infatti, parte. Avrei scommesso che non ci arrivava. Oh, via 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 via, quello è un attacco che fa malissimo. Una, due e tre. Continuano a scendere, io non so quante ce ne vorranno, ma è l'ultima come sempre. Cioè Dark Souls che c'ha le hitbox solo a favore delle sue creature. L'ultima la misserà. No, e invece. Va bene, però credo che ce la faremo lo stesso, nonostante la carenza di... non mi è rimasto altro da fare che andare giù. Eccola, questa è una zona pericolosissima perché se ti fanno quel cazzo di getto... Però potrebbe essere anche l'occasione per fare il giro, prendere l'oggetto che ci serve e mostrare qual è il percorso. Stelle ancestrali, ora non so, andremo a vedere. Comunque, per chi se lo stesse chiedendo, qui tra l'altro ce n'è una incastrata, vedete, nel tronco, una formica alata. Loro sono arrabbiatissimi e vi mostro come arrivarci. Se partite dall'altro falò vicino all'anziana, il falò dell'abisso tra le radici, quello lassù a nord, arriverete qui. Basterà eliminare le formiche che ci sono qui davanti. Le troverete un paio su quel tronco e un paio su quel tronco lì. Dovreste scendere su quest'altro tronco meglio di come ho fatto io. Qui avrete eliminato le altre due formiche volanti. Dovrete salire qui sul tronco. Ok. Recarvi da questa parte, ma è molto semplice in realtà, però vedo un sacco di fantasmi che girano. E poi da qui vedete che già si vede la caverna, no? L'ingresso della caverna, quindi calarvi su quel tronco lì. Eccolo qua. E da qui si riesce ad arrivare al tunnel. Qui troverete le prime formiche, le avete già viste. E questo è quanto. Adesso proverò a eliminare tutte. Ci si vede al prossimo video, alla prossima clip.